C'è stato il lungo periodo in cui, per usare un orribile termine industriale, la filiera editoriale si è fermata. Adesso sta ripartendo, è ripartita. Chi lavora nel settore si sta rendendo conto non solo che nuove uscite sono arrivate in libreria, ma che gli uffici stampa sono tornati a proporre delle novità. Vi assicuro che è qualcosa che manca all'interno dell'editoria quando ci si rende conto che la macchina non sta procedendo. Oggi, per lettori domestici del Collegio Ghislieri, abbiamo pensato di incontrare un rappresentante dell'ufficio stampa di una grande casa editrice italiana. La casa editrice è EO, ovvero la casa editrice di Elena Ferrante, di Erich Emanuel Schmidt, di tanti grandi autori italiani e stranieri, e adesso state per vederlo inquadrato. L'invitato è Giulio Passerini, eccolo qui, in diretta dalla sua casa milanese, presumo. Eccolo, ciao, Esatto, buongiorno a buongiorno, tutti. buongiorno Giulio. Guarda, l'obiettivo di questo incontro è proprio cercare di capire di dentro che cosa è successo nelle case editrici quando non è più stato possibile poter produrre materialmente dei libri, nel momento in cui, come dicevamo prima, la filiera si è fermata. Voi come vi siete riorganizzati? Come avete fatto fronte a questo momento di pausa forzata dell'editoria? Allora, devo dire che innanzitutto non tutti i reparti si sono fermati, alcuni sono stati colpiti molto, come ad esempio l'ufficio stampa o il commerciale, perché i giornali hanno cominciato a occuparsi soprattutto delle questioni del Covid e della crisi che stiamo attraversando, anche nelle pagine culturali. E il commerciale perché di fatto ci siamo trovati con un crollo del mercato, della disponibilità di vendere i libri del 90%. Altri reparti invece, come ad esempio la redazione o l'ufficio diritti o gli editor, quelli non sono stati intaccati e quindi hanno continuato a lavorare ai libri che usciranno nei prossimi mesi. Nel complesso però effettivamente il nostro ritmo di lavoro è un po' calato. Per esempio una delle cose che abbiamo fatto è stato cominciare a fare una riunione di tutta la casa editrice 3 volte a settimana, 1 ora ogni volta, in modo tale che tutti sapessero un po' su cosa stavano lavorando gli altri. Magari persone che normalmente non parlano con persone di altri reparti hanno avuto modo di sentire un po' cosa sta succedendo, capire un po' meglio il lavoro degli altri. E quindi diciamo è stato un momento in cui ci siamo uniti molto anche, perché ci siamo stati vicini in qualche maniera in questo modo. Ed è stata una scelta voluta molto dagli editori, Sandro Ferri e Sandro Ozzola. L'altra cosa che abbiamo fatto dal punto di vista commerciale, diciamo, abbiamo cercato nuovi canali per portare fuori i libri. Come sapete benissimo, le librerie sono state chiuse per circa un mese e mezzo. Gli unici canali su cui ancora si poteva vendere erano i supermercati, quindi la grande distribuzione organizzata, come si chiama, e le edicole, per i pochi editori, diciamo, di libri che distribuiscono in edicola, e soprattutto l'online, che diciamo normalmente rappresenta circa un 20% del mercato, forse qualcosa in più, è chiaramente esploso. Però il problema è che per online sto parlando sempre di mercato di libro cartaceo, l'online non può, diciamo, star dietro, cambiare completamente il proprio ritmo di lavoro, perché materialmente i magazzini hanno una capienza finita, la forza di lavoro non si può moltiplicare all'improvviso. E soprattutto diciamo che anche all'interno di grandi magazzini della distribuzione è stato necessario adottare delle misure di sicurezza, quindi le persone lavoravano in orari diversi, in modalità diverse, c'erano meno persone nei magazzini e quindi in realtà anche l'online, sebbene ha visto crescere il numero di copie, diciamo, spedite, ha avuto tempi più lunghi comunque, quindi diciamo che è cresciuto ma in maniera contenuta. La cosa che abbiamo fatto sono due, anzi tre fondamentalmente. La prima è stata discutere con la nostra promozione su cosa si poteva fare. E in questa riunione è venuto fuori un'idea bellissima, si chiama Libri da Asporto, forse ne avrete sentito parlare nelle settimane scorse. Certamente. È un'iniziativa che ha permesso, diciamo, ai librai indipendenti di dotarsi di un meccanismo per spedire i libri. Questo meccanismo logistico e burocratico, perché comunque bisogna anche pensare a tutta la parte di rendicontazione delle copie, i costi di spedizione, la fatturazione,
eccetera, eccetera. Insomma, ecco, tutto questo meccanismo è stato messo in piedi da NV, che è appunto la nostra società di promozione. È un progetto che noi abbiamo accompagnato anche fattivamente, materialmente, gli abbiamo dato una mano, per esempio, con la comunicazione nei primissimi giorni e anche come forza lavoro li abbiamo aiutati. E poi è andato da sé, è cresciuto e adesso NV sta pensando di renderlo un servizio stabile, che possa accompagnare gli editori negli anni a venire, anche al di là di questo momento di crisi. Ed è stata questa un'iniziativa di grande successo. L'altra iniziativa che abbiamo messo in campo è stato andare a rilavorare con più attenzione su tutta la parte digitale, quindi gli ebook, che in questo momento sono proprio raddoppiati come numero di vendite. E quindi abbiamo rivisto un attimino quali erano le promozioni in corso, quali erano i libri più presenti sugli store online e ci siamo assicurati che insomma quella parte, quel canale di vendita venisse curato al meglio perché è diventato davvero centrale. Nel complesso per noi l'impatto è stato molto forte, ma diciamo siamo stati anche piuttosto fortunati perché rispetto ad altri editori abbiamo vari titoli che stanno andando molto bene, quindi tutto sommato abbiamo retto abbastanza. Ecco, questo dal punto di vista commerciale. E dal punto di vista proprio del rapporto, dell'interfaccia con i lettori, cioè quindi avete notato un cambiamento, un'evoluzione verso qualcosa di più diretto, possiamo dire, rispetto a quello che la tradizionale organizzazione vi consentiva? Sì, tantissimi lettori ci hanno telefonato in casa editrice. Noi abbiamo in questo momento, non c'è nessuno in ufficio, siamo tutti in smart working, però abbiamo una segreteria telefonica e periodicamente qualcuno si reca in ufficio perché ci sono delle cose che si possono fare solo da ufficio, ecco. E quindi chi andava in ufficio apriva la segreteria telefonica e sentiva i messaggi dei lettori, dei librai, degli scrittori che ci volevano mandare un manoscritto. E a volte lasciavano un messaggio anche solo per salutare, per sapere come stavamo. E questo è stato bellissimo. E poi ci siamo sentiti anche molto di più sui social. Abbiamo cominciato a fare, per esempio, delle dirette Instagram, in cui persone della casa editrice raccontano non solo i nostri libri, ma anche chi siamo, come funziona il nostro lavoro, come scegliamo i libri che pubblichiamo, cosa c'è nelle nostre librerie private, per esempio. La nostra redattrice che stava tenendo queste dirette ha avuto talmente tante domande sulla sua libreria che alla fine abbiamo fatto una puntata tutta sulla sua libreria. Ed è stato molto bello perché è bello far vedere che ci sono delle persone che fanno libri e quelle persone hanno un nome, un cognome, dei gusti e conoscersi, ecco. Questo lo condivido particolarmente. Quando dicevo che si sentiva la mancanza degli uffici stampa con i quali c'era un filo diretto nella promozione, è esattamente così. Cioè, si è sentita forse più per gli addetti ai lavori, magari che per i lettori comuni, la mancanza di questo filo che invece era sempre lì nel corso degli anni. Voi avete anche avuto, se non erro, un incontro virtuale, fatalmente, con studenti universitari. Mi raccontavi di cosa si tratta? Ah sì, abbiamo fatto un paio di lezioni in alcuni master dedicati all'editoria ed erano delle lezioni in cui un po', diciamo, si inseriva in un quadro più ampio del raccontare il lavoro in casa editrice e anche di come sta cambiando in questo momento così particolare. È stato, diciamo, per me molto interessante perché è sempre bello vedere delle menti fresche. Chi lavora comunque in un settore da molti anni a un certo punto comincia ad andare sui binari, è inevitabile. Sa come funzionano le cose, sa quali sono le abitudini, gli usi e i costumi, e quindi va veloce proprio perché ha già un binario su cui muoversi. Confrontarsi invece con delle menti fresche, aperte alle novità, non ancora così strutturate, è una cosa estremamente utile perché ti fanno pensare fuori dagli schemi, ti fanno pensare a cose nuove a cui normalmente non penseresti. E soprattutto ti permettono di capire come cambiano i gusti delle persone, dei lettori, di chi vuole fare editoria, come cambia l'ottica. E per me è fondamentale, visto che io mi occupo di comunicazione, ma anche in generale per chi si occupa di contenuti, cioè per chi sceglie i libri che pubblichiamo. Noi, per esempio, in questi ultimi 3-4 anni abbiamo fatto dei grossi cambiamenti. Abbiamo cominciato a pubblicare del fantasy, per esempio, dei libri giapponesi,
moltissimi autori arabi, tutta una serie, diciamo, di tipi di romanzo, di libri che noi non esploravamo prima. E l'abbiamo fatto proprio perché ci piace cambiare, ci piace essere diversi, ci piace vedere cosa c'è fuori dal noto, fuori da quello che è conosciuto. E per farlo però hai bisogno di persone che ti accompagnino, persone che ti facciano venire delle idee. Ed è stato anche il motivo per cui a quell'incontro lì eravamo in due, cioè io della comunicazione, anche Eva Ferri, che è appunto il publisher di Europe Edition UK, che è la nostra casa editrice americana, ed è la più giovane editor che sta lavorando in casa editrice su libri importanti e che appunto ha portato in casa editrice tanti di questi libri nuovi. Ecco, il confronto con i ragazzi a me personalmente aiuta in questo. Spero che aiuti i ragazzi invece nell'incontrarsi anche un po' con la realtà del lavoro, perché spesso e volentieri si parte per voler lavorare in editoria avendo grandi sogni e un'idea di quel settore a volte un po' troppo romantica. C'è anche una realtà molto industriale, fatta di quanto deve essere grande un libro per essere imballato, per esempio, oppure come fa un libro a incontrare la stampa o il favore dei librai, indipendentemente dalla qualità letteraria, diciamo, che poi andrà a far parte o meno del canone. Insomma, c'è tutta una parte di industria che va conosciuta, va anche saputa apprezzare e va imparata per poterci lavorare. E poi sicuramente la ventata di idee fresche fa bene in questo periodo di diversità. C'è qualcosa che avete, fra virgolette, imparato, scoperto nel corso dell'emergenza che prevedete di mantenere anche quando la situazione sarà tornata completamente alla normalità? Sì, due cose direi. La prima è riuscire a mantenere questa abitudine di parlarci tra reparti molto diversi. Perché se si lavora troppo per compartimenti stagni, ci siamo accorti di perdi tanto. Mentre invece mettersi in contatto anche internamente con persone che non fanno il tuo lavoro ti dà quelle idee nuove, ti dà quelle energie nuove che dicevo poco fa sono così importanti. L'altro aspetto invece è stato il digitale. Il digitale credo che da adesso in poi rappresenterà una risorsa che si integra col flusso di lavoro della casa editrice. Fino a ieri, è inutile negarlo, c'era il lavoro e alcune cose che si facevano in digitale. Adesso io credo che tutto sarà molto più intrecciato. Certe cose di lavoro si potranno fare in digitale o di persona. Si potrà pubblicare in digitale o in analogico. Diciamo che spero che questa grande esperienza collettiva che stiamo facendo ci spinga a considerare il digitale semplicemente come uno spazio in più, non uno spazio alternativo, uno spazio dove possiamo muoverci esattamente così come facciamo in tutte le altre nostre dimensioni, trasportando i nostri valori, le nostre idee, i nostri comportamenti anche lì, senza trattarlo come una cosa a sé, è semplicemente un altro posto dove essere, se stessi, tra l'altro. L'ultimo minuto, Giulio, dedichiamolo a proporre una vostra novità, ora che finalmente si può tornare in libreria a comprarlo. Che cosa suggeriresti, dovendo scegliere una soltanto? Una soltanto suggerirei Ragioni per restare in vita di Matteig. A parte il fatto che è un titolo che dà grande speranza e dà grande spinta in questi giorni così difficili, è un libro che pubblicheremo all'inizio di giugno e lui è uno degli autori più nuovi che stiamo proponendo. Anche lui è stato scelto da Eva, tra i nostri autori più innovativi, più giovani, anche qualche non è giovanissimo, ormai insomma ecco, è un giovane quarantenne, come i sottoscritti, come i presenti, insomma, ma è una persona che ha uno sguardo di grandissima freschezza, è in grado di attraversare argomenti complessi, anche molto duri, in maniera estremamente empatica e semplice. È uno di quegli autori che credo abbia il dono della leggerezza, come appunto altri autori che abbiamo pubblicato, Erich Emanuel Schmidt, Muriel Barberis. Riescono, o anche adesso Valérie Perrin, un'altra autrice che sta piacendo molto, il suo libro Cambiare l'acqua e i fiori è in classifica. Tutti questi sono autori che hanno la capacità di toccare temi duri, complicati, difficili, anche dolorosi, ma con grande leggerezza e grande semplicità. Questa forse credo che sia una costante dei libri della vostra casa editrice.
Giulio, ti ringrazio molto per questa chiacchierata informale e videochiamata rudimentale, come vedranno i nostri spettatori. È stato un piacere sentirti. Grazie a te e grazie a voi per l'ospitalità. Va bene, vi ringrazio, grazie a tutti e alla prossima. Ciao.